Buongiorno telespettatori di Tele4 e ben trovati alla diretta che precede il telegiornale delle 13:20. Oggi una giornata particolare, Election Day per il referendum, ma per le amministrative, le votazioni in tanti comuni italiani. Ovviamente ci concentreremo principalmente su quelli in Friuli, Venezia Giulia. La diretta di Tele4 partirà alle 14 per seguire con voi lo spoglio dei voti. Saremo a Duino Urisina, saremo a Monfalcone, saremo a Gorizia con le nostre troupe in esterna e con Laura Bucarella e Bernardo Gulotta in studio per commentare l'esito delle elezioni che vedono chi spera di venire confermato alla guida della propria città, come Anna Maria Cisinta a Monfalcone, Rodolfo Ziberna a Gorizia, piuttosto che Daniela Pallotta a Duino Urisina, e chi invece spera di riuscire a prendere il loro posto con le elezioni. Sappiamo che a Gorizia ci sono 7 candidati, 3 sono invece in tutto a Monfalcone. Una partita a due tra Daniela Pallotta e il consigliere comunale regionale del PD Igor Gabrovez a Duino a Urisina, e noi seguiremo e vi faremo seguire in diretta dalle 14 fino al nostro telegiornale la situazione. Poi stasera, dalle 21 alle 23, il dibattito in studio con gli ospiti, sempre con Bernardo Gulotta e Laura Buccarella. Ma parliamo anche di referendum, perché è stato un vero e proprio flop, un flop annunciato. Mettiamo pure le grafiche intanto del nostro PC in studio. Siamo nel sito del Ministero dell'Interno, referendum giustizia, 5 quesiti. In Italia si è votato poco, molto poco, molto poco si è votato anche in Friuli Venezia Giulia, ma al netto del 20% dell'affluenza a livello nazionale per il referendum giustizia, con i 5 quesiti che erano sottoposti agli abitanti del nostro paese, la nostra regione ha, diciamo, marcato un 26%. Non è positivo ovviamente il risultato, però superiore di 6 punti percentuali rispetto alla media italiana. Come vedete all'interno del sito del Ministero dell'Interno ci sono tutti i dati regione per regione, ma se vogliamo possiamo andare a vedere città per città. Innanzitutto alle ore 12 di ieri l'affluenza era solo al 6,77%, alle ore 19 al 14,83% già si capiva che forse non sarebbe passata questa votazione, per arrivare alle ore 23, chiusura dei seggi, al 20,94%. Se poi noi possiamo andare anche sulla nostra regione Friuli Venezia Giulia, ecco tutti i dati di Gorizia, di Pordenone, di Trieste e di Udine, di tutte le province con le affluenze. E appunto in regione 26,05%, la provincia che ha votato di più per il referendum è stata Gorizia con il 39%, seguita da Pordenone, Trieste, scusate, Pordenone, Udine e infine Trieste, la provincia per il referendum in cui si è votata di meno in Friuli Venezia Giulia. In studio Bernardo Gulotta. Ciao Buongiorno a Bernardo. tutti, buongiorno. Abbiamo visto i dati ed è inutile ribadire come, a parte il flop atteso, come scriviamo nel titolo di questo referendum, a trainare poi le votazioni del referendum sono state le elezioni amministrative. Quindi, andando a vedere a Gorizia, per fare un esempio, 39,5% di affluenza per il referendum, in questo caso siamo alla incandidabilità dopo la condanna, quindi a uno dei 5 quesiti del referendum, il 39,5 è frutto anche delle votazioni di Gorizia, le votazioni di Monfalcone, se stiamo sempre dentro la provincia di Gorizia, e altri comuni che sono andati al voto. A Trieste andava al voto solo il comune di Duino Risina, quindi è verosimile pensare che abitanti di Trieste, Muggia, Sant'Oligo della Valle, Sgonico, Monrupino non abbiano proprio avuto questo interesse così forte e tenace per andare a votare il referendum della giustizia. 5 quesiti l'avevamo detto in partenza, che hanno tutti più o meno la stessa percentuale di voto. In pochi hanno ritirato 4 schede su 5 o 2 su 5 o 1 su 5. Una volta che si è al seggio, quasi tutti, insomma, poi c'è sempre l'eccezione, si ritira tutte le schede, poi alla peggio la si lascia bianca. Questa è l'affluenza, un flop atteso perché non vi è stato grande interesse a livello nazionale su questa riforma, non da stupirsi più di tanto.
Dispiace però anche non soltanto vedere la poca affluenza al referendum, ma anche la scarsa affluenza, dire poca sarebbe forse sbagliato, ma sicuramente scarsa, per le amministrative comunali, 50% circa. Poi ci sono comuni in Friuli Venezia Giulia dove si è votato di più, vedi Lignano Sabbiadoro, 60% circa, e poi altri dove se ne è votato molto di meno. Ci sono percentuali in giro per la regione, 33 comuni chiamati al voto, che passavano dal 34% al 50%, 51% se non sbaglio a Monfalcone, al pari circa anche Gorizia. Insomma, un abitante su due avente diritto al voto è andato a votare per il proprio sindaco e a esprimere eventualmente una preferenza per la composizione del consiglio comunale. Noi lo diciamo spesso, Gianluca, è anche un peccato, mi rivolgo anche a tutti i telespettatori, è un peccato soprattutto nei comuni più piccoli, dove il contatto con l'amministrazione locale è molto più diretta, probabilmente il sindaco è un vostro vicino di casa e il consigliere comunale può essere un vostro parente. In città più grandi magari la questione di vicinanza all'amministrazione locale si diluisce proprio per la quantità di popolazione residente. Ebbene, nei comuni più piccoli vedere percentuali molto basse vuol dire poca attenzione non solo alla politica in generale, ma anche all'amministrazione del proprio comune, che però è deputato a determinate scelte. Poi sappiamo che delle deleghe come i trasporti, la sanità, l'educazione sono competenza regionale e lì si apre e si chiude un capitolo che riguarda anche le prossime elezioni regionali, perché si andrà al prossimo anno e questo di oggi è anche un banco di prova, se vogliamo, sebbene in un anno possono cambiare tante cose. Però se non si va a votare neanche per il proprio sindaco, che è quello che può scegliere la pedonalizzazione di una via, la realizzazione di un'opera pubblica, i soldi da destinare per dei ricreatori o dei centri estivi, la quantità di verde pubblico che si può creare in un'area piuttosto che in un'altra, ecco, insomma, quello è un dato che tutto sommato dispiace, perché poi chi non vota, diciamo, delega agli altri a poter scegliere e mi viene da dire a un certo punto non si può neanche lamentare. Ovviamente, mentre escono i primi exit poll in tutte le città italiane, come Repubblica, come il Corriere della Sera, tutti i giornali si concentrano molto sul flop di questo referendum. Bernardo, poi noi nel nostro telegiornale sentiremo anche le parole di Riccardo Riccardi, assessore alla salute della regione, che ha parlato di un'occasione mancata. Ovviamente, poi, dal punto di vista dei promotori di questo referendum, Salvini, per esempio, si strugge e dice: è un vero peccato. Chi l'ha promosso il referendum intendeva, ovviamente, far vincere il sì. Poi a livello poi di votazioni non conta nulla, Bernardo, però Mai. diciamo che il sì si è espresso, Gli si è vinto ha vinto nei conteggi, se però prendiamo a la nulla bassa vale. percentuale, se prendiamo la bassa percentuale di persone che sono andate a votare, per lo più hanno votato sì a questo referendum. Quindi diciamo che ha vinto l'astensionismo, ovviamente, per un ragionamento più ampio, e ha prevalso il sì nella bassa percentuale di persone che sono andate a votare. Non erano semplici i quesiti, c'è da dire anche questo, erano cinque quesiti sulla giustizia, passavano da un argomento all'altro, sempre all'interno del pacchetto giustizia. Possiamo ricordarli brevemente se vogliamo, il primo quesito, adesso vado anche a memoria e chiedo scusa ai telespettatori se non sono esattamente proprio preciso come un'enciclopedia. Il primo quesito riguardava il mantenimento o l'abolizione della legge Severino, che è quella legge che implica un decadimento dal ruolo di un pubblico ufficio, facciamo l'esempio classico del sindaco, del consigliere comunale o regionale, nel momento in cui arriva una condanna per qualche reato che può avere a che fare con la pubblica amministrazione, anche un abuso dati d'ufficio o peggio ancora corruzione, concussione, addirittura anche atti di terrorismo, se vogliamo poi ampliare la possibilità dei reati. Nel momento in cui arriva una condanna per un pubblico amministratore, basta la condanna di primo grado che decade la carica, quindi un sindaco che viene accusato, quindi dopo al processo viene condannato in primo grado per corruzione, si deve dimettere dalla propria carica. Poi ci sono degli aspetti ancora di correzione, c'è l'interdizione per 18 mesi, insomma ci sono tutti degli aspetti anche correlati al reato che si commette. Chi votava sì diceva togliamo questa regola, perché è giusto che sia poi il giudice a stabilire se quel sindaco, quel consigliere regionale, quell'assessore, oltre a rispondere dei fatti per cui è condannato e quindi è imputato, quindi il reato che ha o meno commesso,
e dopo deciderà il giudice se farlo decadere anche dalla nomina. Chi invece votava no voleva mantenere questa norma come la conosciamo oggi, come è in piedi in questo momento. Il secondo quesito, Gianluca, aiutami con le grafiche, perché mi confondo il secondo col terzo, mi pare che sia il riordino delle carriere per i magistrati, cioè la scelta di un magistrato di essere giudicante. La limitazione delle misure cautelari. La seconda era la limitazione delle misure cautelari, cerco di farla più semplice possibile. A oggi, per poter, in fase di diciamo processo, in attesa anzi di processo, per poter disporre delle misure cautelari in carcere o agli arresti domiciliari a un imputato, devono sussistere tre condizioni principali: quella del pericolo di fuga, quello dell'inquinamento delle prove e della reiterazione del reato. Proprio questo, la reiterazione del reato, chi proponeva il sì voleva togliere questo tipo di norma, chi invece votava no la voleva mantenere. Uno dei casi più comuni, seppur sia brutto doverlo sottolineare, è quello che ne so, dello stalking, e quindi la reiterazione del reato permette alla persona che è imputata di questo reato, se non per altre disposizioni ristretto al domicilio o in carcere, di poterlo ricommettere quel reato perché è in libertà in attesa di processo. C'è il contraltare che dice disporre delle misure cautelari priva comunque una libertà alla persona che, ricordiamo, l'ordinamento italiano dice che vige sempre il principio di non colpevolezza, e quindi fin tanto che non arriva la sentenza si può essere anche innocenti, seppur poi sotto processo e sotto indagine. Il terzo quesito è la separazione di funzioni dei magistrati. Il magistrato che intraprende la carriera può scegliere fra inquirente o giudicante. Chi proponeva il sì diceva scegli una delle due e vai avanti per questa strada, chi invece mantiene il no dice si può cambiare nel corso della propria carriera le funzioni da pubblico ministero, per dire, a giudice e giudicante, e viceversa. Poi le elezioni dei consigli, i membri laici dei consigli giudiziari. I consigli giudiziari sono dei piccoli consigli regionali composti da magistrati, da avvocati e da professori universitari. Chi proponeva il sì diceva che, visto che i magistrati ogni 4 anni sono sottoposti a valutazione, che siano anche i membri laici a poter dar giudizio sul lavoro dei magistrati. Chi invece riteneva di no e manteneva questo giudizio, questa valutazione del corpo della magistratura, quindi dei singoli magistrati, ai soli magistrati. Quindi io, magistrato, voglio, se dico di no, essere giudicato del mio lavoro dai miei colleghi. Chi diceva di sì voleva aprire anche ad avvocati e ai professori universitari. Poi, infine, le elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura. Non, se vinceva il sì, non vigeva più l'obbligo di firma, della raccolta 25 firme per potersi candidare. Le elezioni delle componenti togate del Consiglio Superiore della Magistratura prevede al momento una raccolta di firme di 25 almeno, poi possono essere anche 50 o quante se ne vuole, per poter presentare la propria candidatura proprio per essere componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Ovviamente si va a essere votati, quindi le 25 firme, diciamo, sono una specie di sbarramento per poter presentare la candidatura, poi vince chi ne ottiene di più di voti. Ecco, chi proponeva il sì diceva togliamo queste 25 firme e lasciamo la libertà a tutti di potersi candidare. Chi votava di no invece diceva c'è una necessità di poter presentare dei candidati che abbiano già una base solida di appoggio da parte di altri colleghi, e quindi manteniamo le 25 firme. Questi quesiti, poi ognuno si è fatto la sua scelta, i pochi che sono andati a votare hanno fatto la propria scelta sul sì o sul no. Abbiamo detto, ha prevalso il sì nei termini in cui andiamo a puntare a quella percentuale bassa, 26% in Friuli Venezia Giulia, che ha deciso di andare a votare, quindi 1 su 4 in Friuli Venezia Giulia ha scelto di andare a votare, e di questi per lo più hanno scelto di votare sì. Spero di essere stato chiaro, e se ho fatto qualche errore mi tireranno le orecchie magistrati, avvocati e giuristi se ho utilizzato termini impropri. Ho cercato di farla più, come si diceva, potabile possibile. No, chiarissimo, Bernardo, come sempre, a beneficio del cittadino, proprio per comprendere le ragioni del voto, ma soprattutto le proposte, e quindi su cosa si andava a votare. In questi 2 minuti io chiuderei dicendo che la giornata sarà condizionata ovviamente dalla nostra diretta per le elezioni amministrative 2022. Siamo a Gorizia, siamo a Duino Risina, siamo a Monfalcone.
Falcone con le nostre troupe, come detto prima. Bernardo Gulotta sarà in studio con Laura Bucarella. Si avvicenderanno vari ospiti per commentare ovviamente gli exit poll, ma soprattutto i risultati finali. Che non dovrebbero tardare ad arrivare, perché sono comuni comunque con pochi abitanti, con un'affluenza al voto che abbiamo detto non è stata così alta, 50% circa in media. Quindi credo che nel giro di un paio d'ore, soprattutto nei comuni più piccoli come Duino o Risina, potremo già dare l'indicazione di chi sarà il nuovo sindaco. Ricordiamo Pallotta uscente, Gabrovez sfidante, e poi via via Monfalcone, Gorizia, dove forse si dovrà attendere un po' di più, e salvo inghippi nel pomeriggio avremo già i risultati. Ricordiamo che questi sono due comuni dove è possibile arrivare al ballottaggio, perché comuni sopra i 15.000 abitanti. Vedremo se ci sarà il 50% più uno dar favore a uno dei candidati, oppure se la situazione, diciamo, resterà in stallo e quindi fra due settimane si è richiamati nuovamente al voto per scegliere l'uno o l'altro dei candidati al ballottaggio. Grazie a Bernardo Gulotta. A voi. Seguite la nostra diretta e alle 19.30 il telegiornale con un vero e proprio sunto della giornata, ma continueremo anche dalle 21 alle 23 con il dibattito in studio con gli altri ospiti che arriveranno a Tele4. Grazie per averci seguito, fra pochi minuti il telegiornale. Buon pomeriggio telespettatori, ben trovati alla diretta meridiana del telegiornale di Tele4. Il referendum sulla giustizia è stato un flop in tutta Italia. Il Friuli Venezia Giulia, l'affluenza si è fermata al 26%, di poco superiore alla media nazionale. Il traino maggiore è arrivato nei comuni dove si votava per il rinnovo del sindaco. Il servizio di Bernardo Gulotta. Il referendum sulla giustizia non ha appassionato i cittadini italiani aventi diritto al voto. L'affluenza di ieri per i 5 quesiti sulla giustizia ha fatto segnare il 20,95% di persone votanti, un italiano su 5 circa che si è recato alle urne. Un po' meglio in Friuli Venezia Giulia, dove il dato si è fermato al 26%, in questo caso un cittadino su 4 in regione. A conti fatti però il referendum è stato veramente un flop. Meglio, ma sempre lontano da un concetto di elezione che si possa ritenere soddisfacente e completa per definire poi la vicinanza fra mondo politico e cittadini, l'affluenza per le elezioni comunali, che ha raggiunto quota 50,08%. A Duino Risina ha votato il 53,6%, Monfalcone il 51,8%, a Gorizia il 51,1%. Il comune che ha visto la maggiore affluenza in regione è Lignano Sabbiadoro, che ha registrato quota 60,8%. Mentre il record in negativo va al municipio di Vito D'Asio, nel Pordenonese, col 19,2. Tornando al referendum, a Trieste ha votato il 17,09% dei cittadini, con un dato medio provinciale del 18,15. Nella provincia di Udine ha votato il 25%, in quella di Gorizia il 39%, Pordenone il 27,9%. Dati che risentono inevitabilmente della concomitanza in determinati comuni delle amministrative e del referendum sulla giustizia, laddove chi ha scelto di esprimere la preferenza per il sindaco ha anche, per lo più, ritirato le 5 tessere esprimendo il voto per la giustizia. Molto meno appeal invece nei territori non interessati dal rinnovo di sindaco e consiglio comunale, con percentuali decisamente basse riguardo il referendum. Nel computo dei risultati delle 5 schede, sebbene ormai poco rilevanti, in Friuli Venezia Giulia il sì ha vinto in tutti i casi, in particolare nei quesiti 3, 4 e 5, quelli legati rispettivamente alla separazione delle funzioni dei magistrati, ai membri laici nei consigli giudiziari e alle elezioni dei togati per il CSM, con percentuali attorno al 75%. I problemi della giustizia sono sotto gli occhi di tutti. Non aver raggiunto il quorum sul referendum lo rende una vera e propria occasione persa. Così Riccardo Riccardi, assessore alla salute della regione e vicepresidente del Friuli Venezia Giulia. Il suo commento. È un'occasione mancata. Probabilmente bisogna riflettere sull'istituto del referendum, sulla capacità di dover ricorrere al referendum, perché la politica nelle sedi opportune la gente ti dà una delega, tu la devi esercitare, e quando non la eserciti è un fallimento anche della capacità di intervenire rispetto a condizioni che credo siano sotto gli occhi di tutti. Quindi sicuramente è un'occasione mancata, però anche davanti alle occasioni mancate bisogna avere coraggio di comprendere le ragioni fino in fondo.
Celebrazione alla caserma San Sebastiano dei 160 anni della Polizia Locale di Trieste. È stato tracciato il bilancio delle attività e annunciate alcune novità, a cominciare dall'armamento del corpo che troverà compimento quest'anno il servizio di Laura Bucarella. L'armamento è la novità più grande per questa città, anche se le polizie locali in Italia sono quasi tutte armate e anche moltissime nella nostra regione. 160 anni della Polizia Locale di Trieste tra impegno a fianco dei cittadini e novità in vista, a cominciare dall'armamento degli agenti, più volte annunciato e ora addirittura d'arrivo proprio entro settembre di quest'anno. Questa sarà una novità che dovrebbe avvenire a breve, l'armeria è finita, i corsi di tiro finiscono questo venerdì tutti i 139 operatori e questa è una delle novità. Le altre, speriamo a fine anno un concorso che riporti i numeri degli operatori su un buon livello. Innanzitutto è la punta di diamante del Comune di Trieste e la Polizia Locale per la sicurezza che ci danno e per il lavoro che svolgono. Quest'anno saranno anche armati, per cui li avremo finalmente le pattuglie notturne e così libereremo la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza che potranno controllare il territorio mentre i miei vigili urbani rileveranno gli incidenti. Sì, l'armamento prima di tutto, che speriamo di concludere a settembre. Purtroppo ci sono stati dei ritardi legati alla crisi delle forniture che tra l'altro ha investito non solo quest'ambito ma anche tutti gli altri. Sono stati due anni complicati di gestione dell'emergenza Covid e in particolare nell'autunno scorso delle manifestazioni no Green Pass che hanno visto la nostra città al centro dell'attenzione nazionale. 160 anni complicati con sempre nuove sfide da affrontare, in particolare gli ultimi due sono stati anni veramente difficili per tutti, ma in particolare con chi ha dovuto gestire questa emergenza dal punto di vista della sicurezza, del controllo del territorio, del rispetto delle regole anti-Covid. E in quella rete di controlli faceva parte integrante la Polizia Locale del Comune di Trieste, che come dicevo prima deve affrontare ogni anno sfide nuove e anche oggi con una Trieste che sta crescendo e che sta cambiando, con il turismo in forte crescita, con l'interesse degli investimenti sul nostro territorio, le sfide sono sempre maggiori. È proprio con la centrale operativa della Polizia Locale che ora ci colleghiamo. Pronto, buongiorno e ovviamente auguri per l'anniversario dei 160 anni. Sì, grazie a voi. Dunque, nella mattinata, a parte la festa del corpo che mi sembra c'eravate pure voi, se non ho visto malamente. Assolutamente. Le cose che voglio segnalarvi sono le stesse cose che ho segnalato questa mattina al suo collega, cioè la chiusura della via ginnastica. Come ho detto già stamattina, spiegare adesso cosa sta succedendo là attorno è un attimino difficile e ho già fatto presente che mai come ora, come avevo fatto già presente oltretutto per la chiusura di Galleria Montebello, mai guidare per uso e consuetudine ma cercare di guardare la segnaletica perché anche tutte le laterali della via ginnastica sono interdette. L'unica cosa che avevo già ripetuto stamattina al suo collega è che praticamente hanno fatto un'inversione del senso unico quando uno esce dalla Maiolica. Invece che girare per forza di cose a destra con direzione Piazza dell'Ospedale, può girare a sinistra impegnando la via Tarabocchia con direzione Sartorio e poi giungere sulla via Carducci. Per il resto, le ripeto, andrei a spiegarle, ma ci sono troppe cose che riguardano tutta la parte delle laterali che intersecano la via ginnastica tra la via Slataper e la via Crispi, perciò le ripeto, cercare di guidare con attenzione mai per uso e consuetudine. Per il resto, per la giornata di oggi, nulla di particolare altro è successo. Grazie ispettore capo Leonardi, niente, buon lavoro. Salve, buongiorno. Grazie, buongiorno ispettore. Utilità marginale quella del pubblico registro delle opposizioni finalizzato a ridurre lo stress dei consumatori che in questi anni sono assediati da telefonate di telemarketing. La Federconsumatori però guarda con ottimismo all'albo dei fornitori di energia che porterà una scrematura delle aziende a beneficio dei cittadini. Il servizio.
Il pubblico registro delle opposizioni, strumento creato a suo tempo per arginare le numerose e pressanti telefonate da parte di chi propone contratti per utenze o altri servizi, troppo spesso in modo invadente per il consumatore, non ha dato in questi anni il risultato sperato. L'attenzione ora si sposterà verso un registro per la telefonia mobile, che la Federal Consumatori si augura possa avere maggiore efficacia, soprattutto dopo la creazione di un albo dei venditori di contratti di energia, che andrà a regolare le numerose compagnie di vendita, oggi troppe e anche in diverse occasioni foriere di truffe per l'utente. Con luglio dovrebbe finalmente entrare in vigore anche la limitazione, sempre però con questo punto interrogativo su che cosa accadrà, anche per le scocciature fatte sulla telefonia mobile. Ci sono 700 società, se non si ridefinisce quali sono le società che legittimamente possono avanzare queste richieste, quindi questo è il primo punto, per cui riguarda all'albo dei fornitori, perciò l'identificazione dei fornitori, la legittimità anche dei contratti, perché oggi basta un paio di sì dati per telefono e in maniera truffaldina vengono attivati i contratti. Anche su questo aspetto finalmente c'è una dichiarazione, però per ora siamo ancora alle dichiarazioni del presidente dell'antitrust, che dice che saranno validi i contratti solamente dopo la posizione di una firma sul documento cartaceo, dove sono esplicitate tutte le caratteristiche di quel contratto che si intende attivare. Questo probabilmente ci risolverà tantissime di quelle problematiche che oggi purtroppo riscontriamo essere uno dei principali tormenti e assilli delle persone, ecco, dei consumatori. Certo. È stato presentato il nuovo laboratorio per l'età evolutiva, Lab Dilo, del corso di laurea Interateneo Trieste Udine. Vediamo. Ricordo nel 2016 con il corso di laurea in logopedia. È un risultato importante perché mette insieme attività formativa con l'università, il sistema sanitario con l'azienda, utilizza le migliori innovazioni tecnologiche e consente i migliori percorsi di salute nell'attività riabilitativa, peraltro vedendo molti giovani che si avvicinano, si formano e sono in grado di prendere la strada della professione sanitaria. È stato presentato il nuovo laboratorio digitale logopedico per l'età evolutiva, Lab Dilo, del corso di laurea Interateneo Trieste Udine in logopedia. Grazie alle nuove strumentazioni informatiche, i servizi di logopedia distrettuali già operativi aumenteranno la specificità valutativa e terapeutica, promuovendo allo stesso tempo la ricerca in questo settore. La presentazione del nuovo sistema si è tenuta al distretto 4 di via Sai 7, alla presenza del direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Giuliani Isontini Antonio Poggiana, del professor Giancarlo Tirelli, direttore della struttura complessa della clinica Otorino Laringoiatrica, del rettore dell'Università di Trieste Roberto Di Lenardo e del vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Sì, è stato un momento importante perché ancora una volta si dimostra come l'integrazione di prospettiva fra il mondo della sanità pubblica e l'università porta dei risultati importanti. Li porta perché mettere insieme le risorse aumenta la capacità innovativa, ma li porta anche perché solo una ricerca continua, una didattica finalizzata al miglioramento del livello qualitativo del nostro personale permette di migliorare l'assistenza e quindi ancora una volta si dimostra come sistema sanitario regionale e università sono l'unica cosa che lavorano al solo fine di migliorare la salute dei nostri cittadini. Chiudiamo il nostro telegiornale con l'aggiornamento meteo qui sui nostri maxi schermi. Vediamolo assieme. Oggi lunedì 13 giugno, come potete vedere, il cielo è sereno, soprattutto nella fascia costiera, invece instabilità con anche temporali nella parte più a nord della regione, appunto sui monti cielo nuvoloso con rovesci e locali temporali che potrebbero interessare poi anche le altre zone. Venti a regime di brezza, ma in tarda serata a Trieste invece soffierà bora moderata, temperature minime tra i 20 e 23 gradi, tra i 26 e i 28 le massime. Il tempo per domani, martedì 14 giugno, cielo in genere poco nuvoloso con residua nuvolosità durante le prime ore del mattino sulla bassa pianura e sulla costa. Dal pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile in montagna, salendo sulla costa e in pianura. Sulla costa di notte e al mattino bora moderata, più sostenuta a Trieste. Temperature minime tra i 19 e i 22 gradi, le massime tra i 26 e i 28. Il tempo si stabilizza con cielo sereno e localmente poco nuvoloso nella giornata di
di mercoledì 15 giugno, dopodomani, con venti a regime di brezza, temperature minime che possono arrivare fino ai 21 gradi, le massime fino ai 28 gradi. È tutto per l'edizione meridiana del telegiornale di Tele4. State con noi, alle 14 parte la diretta dell'Election Day per fare il punto sulle elezioni amministrative a Duino Urisina, Monfalcone e Gorizia. State con noi.